Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, eccoci qua, ben trovati su Subnautica ragazzi, Subnautica. Riprendiamo ragazzi, riprendiamo dove avevamo lasciato questi beoti di alieni. Questi beoti di alieni. Allora. Abbassiamo qua, ragazzi, abbassiamo qua, abbassiamo di là. Mi sa che ho fatto una cazzata, ragazzi. Aspetta un secondo. Che cazzo è successo? Ora sentite anche l'audio del gioco, vero? Sera 1111, buonasera Pimpi. Dai solo un colpetto di scudo, andiamo bello. Ciao Johnny. Oggi fa un caldo assurdo, ragazzi. Un caldo allucinante. Caldo che non avete idea. Quindi devo dissetarmi. L'audio quindi ora lo sentite, giusto? Sentite tutto? È comparso un... No, no, ma qua non è bel tempo, eh. Cioè, è nuvoloso. Però fa un caldo già estivo. Il già estivo. Emergency power only. Oxygen production offline. Ma dove mi ha salvato? Ci ho messo il coso dentro. Buono. Saga. MK1. No! Ma stiamo scherzando, ragazzi! Ma stiamo scherzando! Ma è serio? 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 L'amico Frizzi qua. Guarda, come cazzo me l'avevo combinato? L'ho finito? Ok, io devo prendere l'MK1. Andare di corsa qua. Mo? Estintori, estintore. Ma sì, ma non posso fare sta cosa, aspetta un attimo.
Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. L'estintore, l'estintore. È scomparso pure l'estintore. Ah, l'avevo preso l'estintore. Allora, uno. Uno. Bloccato. Scoppio. Vediamo. Tra l'altro sta entrando l'acqua, c'è il fuoco acceso perché non si spegne. Ancora. Andiamo qua. Tre sintore, dove stava? Sì, ma perché mi dice sempre incendio? Lo sento pure qua il fuoco. Sento dentro il fuoco, però non ci ho fatto caso. E al motore l'incendio. Mi spieghi che ti ho fatto di male, non lo so. Facciamo? Vediamo.
bel po', un bel po'. Cioè, pure questo è danneggiato. No, non ci arriviamo. Troppa potenza di calcolo. Dai. Madonna. Ah. Perché non mi ha dato... No, ho sbagliato. Mi dà fastidio tu, quando ho fatto non ti sto dicendo niente. Così aggressivo oggi, cioè si è svegliato male, si è svegliato male, non ho capito. Si è svegliato male. Allora, spegniamo le luci. Ah no, c'ho solo due di queste cose con tutto blocco, non è che si avevo messo malissimo. Io lo scudo l'ho fatto, vero già? Il problema è questo, 0, 100, 0. Di qua, 46, 0, 0. Cioè in pratica sono scarico. Ah no, c'ho tutte cariche le celle, ok. Ancora non le avevo cambiate. Quindi lo scudo l'ho fatto, non mi ricordo. Sì, l'ho fatto lo scudo. Ok. Questa la lasciamo. Tre cariche ancora. Usiamo pure questo. Ok. Noi dove cazzo dobbiamo andare però? Vabbè. Engine powering up. Quindi lo faccio così. Così. Ah, non vi ho letto, ragazzi. Creatura degli abissi. Quel coso è un alieno, una creatura degli abissi. Giustamente. Abissi. Una creatura degli abissi aliena. Giustamente. Dai dei colpetti di scudo. Sì, infatti penso di aver fatto abbastanza bene quello. Scende di più, sì. Ora scendiamo. Quindi pesante. Quantante. Pensante o pesante.
che sarà? Ah, sembra il coso. Qua già non vedo più, ragazzi. Devo salire. E come mi infilo là dentro? Proseguo così? Boh, insomma, manco do cazzo sto andando. Ma se accendi devi fare peggio. Eh sì, la risposta di Johnny, non so se era perché era pensante o pesante. No, ma più che altro, ecco, vorrei un attimo ragionare un po' perché stiamo un po' nella merda. Quindi io scendo ora, vediamo sotto che cosa c'è. Scendiamo. Cazzo. Ragazzi, ma quanti metri siamo? Gli altri. Con calma, che siamo stati un attimo, un momento che non ho capito un cazzo. Ma che cazzo? È sempre giorno ora. Ok. Prendi, cosa dovevo prendere? Scusami. Ma scusa, ma queste non sono le luci accese? Vabbè. Qua no, no, non mi dà niente. Posso prendere altri 4. 1, 2, 3. Vital signs stabilizing. Ok, siamo a posto. Mi devo prendere un medikit. Usa. Perfetto. Ora. No, già si è riacceso di nuovo. Ma che cazzo? Vabbè, ma se uno solo mo esco e lo uccido. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Salviamo. Bella la bomba d'ossigeno. Ma se ne. La bomba di. Dove stava? Eccolo là, voglio dire una cosa. Cioè mi. Giustamente mi butta giù, mi butta dietro sta cosa. Quindi ora dove cazzo stiamo? Oh, nella lava. Lo so, ma non mandava di fermarmi onestamente. Potrei tornare anche indietro e prenderli, però. Vediamo un po' che dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare un'altra cosa per scendere giù, vero? Cioè, così è acceso, così è spento, è uguale. Dovevamo fare un'altra cosa per scendere, giusto? No, non ce l'abbiamo, solo due sono. Ah no, non vedo manco il 2 in realtà, quindi sono un'altra volta. Ah, eccolo qua. Ah, ci serve altra cosa. Ah, ecco perché avevi detto. Ok, ah, il litio mi sa che non c'ho. Mi sa che nemmeno il litio c'ho. Il litio qua lo trovo? Dubito, non c'ho manco una barretta di litio. Dove lo trovo? No, c'ho 1700 di metri, se non mi sbaglio. Ho fatto pure il 3, sai che non mi ricordo. Oh, ce l'ho, cavolo, meno male. Ah, quindi mi serve solo il coso. Oh, cazzo, me l'avevo dimenticato.
grandi. Interessa. Quindi ci serve solo il coso, abbiamo detto. Che ci serviva per farlo? Questo, giusto? Reattore termico. L'efficienza del motore non l'abbiamo fatto. No, abbiamo fatto l'efficienza del motore, ok. Quindi, ok, ci serve. Ci serve solo la roba blu, la droga blu. I cristalli di Heisenberg. Ok. Qua dentro non ci abbiamo niente, giusto? Niente, perfetto. Quindi la roba blu non ce l'abbiamo da nessuna parte, a meno che non l'ho buttata a volo qua dentro. Una ce l'ho. Quante ne servivano? Quattro. Madonna, che sfiga. Ma perché sono così sfigato? Madonna mia. Poi un nano volante, arrivi e dice, no, tu c'hai culo. Culo sarebbe trovare il quarto di questo coso qua dentro. Ovviamente non ci sta. Un po' cosa ci sta in giro che cosa ci sta. Sì, pure io, dai. È roba uranio. E poi l'uranio che cazzo ci serve? Quarzo non ci interessa. Diamante. Centrale nucleare. Bombe di titanio, è giusto. Santo diamante. Santo diamante. Roba blu, però non ne vedo, ragazzi. Vedete roba blu, fate un fischio. Altro diamante, quanta roba ci stanno qua di là. La magnetite non l'ho manco scansionata, quindi spero di ritrovarla. Se la scansioniamo. Sì, ma quanti diamanti sto trovando? Tanto queste cose non si vedono manco tanto bene vicino ai muri, cioè. Diamante, diamante. Sì, penso di sì, Johnny, ma voglio rischiarmela. O lo faccio prima di risalire nel caso. Eccola qua, infatti. Altro ce ne sta. Altro qua. Cazzo. Hai
che la facciamo? Sei una nano volante. Stavo proprio parlando male di te. Vai benissimo. Proprio giusto giusto male di te, oh, manco se lo sapevi. Litio. Magnetite l'avevo messo dentro qua, mi sembra, sì, eccola lì. Lo mettiamo qua, poi vediamo le prime due cose che avevo mai preso. Un po' di roba strana. Ok. Lo farei anch'io se poi non sentissi quello che dico. In che senso? In che senso? Specifica, in che senso? Allora, questo lo mettiamo qua. Poi qua non ci possiamo, non ci mettiamo niente per il momento. Qua, niente. Diamanti non ne abbiamo. Argento non ne abbiamo. Però abbiamo oro. Perfetto. Poi abbiamo piombo, no. Abbiamo titanio, sì. Abbiamo quarzo, sì. Ma questo è tutto oro. Ma che ho messo? Infatti ho messo il rame di qua. Fanculo. E l'oro lo sto mettendo un altro rame. Rame. E sale. Ma le gomme dove le ho messe sopra, vero? Le gomme, se non mi sbaglio. Oppa. Vogliamo usare con gli estintori, saranno pure scarichi i nostri estintori, però pensandoci. Ok, quindi dobbiamo trovare il coso blu, ragazzi. Qua non ho visto da nessuna parte, ovviamente, perché figurati se sono fortunato, come dice Nana Volante. Devo tornare indietro per prendere un litio qua, me lo prendo. E nel frattempo ho bisogno di 4 di quei pezzi blu e ne ho 3. Qualche altra cosa mi dà 111 oltre ai cosi blu, non credo. Mi sa che devo tornare indietro. Ho appena fatto una follia. Che hai fatto?
Ho cotto un uovo chiuso in un bicchiere d'acqua nel microonde. Stranamente si è cotto senza esplodere da tutte le parti, ma uscendo nel bicchiere. Ma perché doveva esplodere da tutte le parti? Alla fine, se non lo metti al massimo il microonde, va pure bene per queste cose. Cioè, questo mi dice la magnetite. Aggiungendo, me lo sono magnato. E vabbè, è normale che poi te lo mangi, che fai? Lo guardi? Allora, devo prendermi la tuta, ragazzi. Devo la tuta. Devo bere. Ma quanto cazzo devo bere, dico io? Quanto cazzo devo bere? Chiede se sta bene il pulcino. Se metti un uovo chiuso esplode. Ma sì, ma nell'acqua no. La farò mai a salire là sopra, vero? Siamo a posto. Un litio ci servirebbe, ragazzi. Ma che sono tutte queste cose? Uno è giunto al veicolo. Tu non me l'ha dato, per esempio. Mi sa che me ne dà 3 per ogni cosa di questo. No, 3. Ok, 4 ce ne sono. Questo che è più grande mi dovrebbe dare di più, no? Vabbè, ma tanto alla fine dove mi serve quello a 1111? Mi serve quando vado sotto quelle cose, no? Sotto il fumo verde. C'erano 4 e me ne dà altri 4. Cioè, può essere grande quanto vuoi, ma sempre 4 me ne dà. Te l'ho semplicemente detto così lo sai.
Oro. Questo non è litio. No, però è nickel. No, è rame addirittura. Questo. Argento, ma che cazzo? E facciamoci pure quest'altro e poi ce ne andiamo, no? Che dite? Che dite? Trivello anche quest'altro? Possiamo pure andare da qua. No, mi ha da prendere anche l'altro. Ma no, ne abbiamo 12, giusto? Mica me ne servono così tanti. Ciao, la Fra, buonasera. Oh, sto cadendo! Ma devo cadere. Allora. Sono tutti qua dentro. Prendiamoli. Facciamoci il coso termico che mi serviva. La cavetteria e la cavetteria normale. Ok. Quindi mi servono due di argento. L'argento stava qua. Due di argento, poi posiamo il rame. Che allegria. Cosa che allegria? Che ne è successo, Lafra? Raccontaci. Allora, mi servono. Aspetta, come si faceva però? Si faceva qualcosa. Eh sì, appunto, raccontaci tu. Allora, mi serve acido cloridico che si fa con deposito di sale e funghi delle profondità. Cioè, i funghi delle profondità sta sopra. Ne dovrei almeno avere tre. No, ma non i funghi. Stanno giù? Sembrava di averli portati sopra. Ok, li ho visti pure prima. Io cosa? Raccontaci tu cosa hai fatto. Come mai questo ritardo? Sentiamo, eccoli qua. Tre funghi della profondità e sale. E sale acido. Oltre all'acido ci serviva l'oro, quindi prendiamoci l'oro, facciamoci l'acido. Bravissimi. Ah, assomiglia alla frana, alla faccina che ha messo. Ma uguale. Uguale.
Perché non lo posso fare? Perché me ne servono due. Cazzo. Servono due. E io ce l'ho altri tre funghi. Uno, due, tre. Ma che culo. Sempre il sale, mi serve. Come l'oro, ora se come l'oro. Allora, mettiamo pure questo qua. Ok. Tututum, tututum. Eccolo qua. Ok, dopo aver fatto questo, ce ne possiamo andare, giusto? Aumenta, aumenta l'energia. Ma che figata. Quindi io potrei mettere le batterie scariche ora qua dentro. Che figata. Il problema è dove dobbiamo andare là dentro. Allora ragazzi, che famo? Andiamo? Jack ha smesso di funzionare, vengo se siamo non ho smesso di funzionare, perché tanto devo aspettare che si ricarichino le batterie a questo punto, perché non credo che più avanti ci sia calore, vedi. Ma quello che dico io è che non ci possiamo fare nessun modulo più, che ci interessa. Antincendio non ce la dobbiamo fare, ragazzi. Che come prima prendiamo fuoco. Ah, possiamo farci questo. No, non ci interessano queste cose. No, nella cosa, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Non ci abbiamo fatto tutto. Questo possiamo farci? No. Non voglio fare niente. Se mi dici fallo così non voglio fare niente. Cioè, fallo. Come? Vabbè, fallo, che cazzo ce ne frega. Cioè, se è utile lo faccio. Ecco. Che cosa cazzo è successo? C'è un tipo che mi ha sbattuto fuori. Non l'ho manco visto. Ma noi non ce l'abbiamo paura delle emergenze, 1111. Cioè paura delle emergenze, dai.
Salviamo. Via. La gente preferisce la riscalerà. Ah, non ho fatto una cosa però. E di buono ci sta manco uno qua sopra. Boh. Ok. Che cazzo è? Io sono ciò che cerchi. Voglio aiutarti. E io mi devo fidare. Che sono queste cose? No, c'è un altro coso. Cazzo, ho sbattuto. Sì, infatti voglio vedere questo, ma che si ricaricano. Cazzo, 1200, 1200. Ma quindi ora veramente posso prendere quelle scariche e ce le butto dentro? Più vero di scarica, perfetto. Lo lasciamo qua. No, non iniziare a rompermi, che non vi sto dicendo niente, non sto facendo niente, quindi non datemi fastidio. Io non ne avevo preso pure la magnetite. Dove cazzo sta la magnetite, ragazzi? Dentro lo scafo ancora ce l'ho. Ah no, sta qua. Ok, questo è vuoto, quindi ci possiamo mettere questo dentro. Ce l'abbiamo tutto in un lato. Non so che cosa c'ho, se non voglio aiutarti. Ordina in pizzeria. Che devo organizzare in pizzeria? Madonna mia. Ma lo spettro con gli occhi luminosi era una tua allucinazione o cosa? No, non credo nella mia allucinazione, è qualcosa che mi dica, che mi vuole aiutare, dice. Anche se noi non ci fidiamo assolutamente di queste brutte persone che vogliono aiutarci senza nulla in cambio. Giusto? Giusto? Ho detto bene?
Ok, quindi dobbiamo scendere sicuramente a piedi qua. L'unica cosa, vediamo un po' di cambiarci la batteria. R, rimuovo la batteria. Mettiamola a caricare e prendiamoci questa. Questo, madonna, ma perché si incazzano così tanto? Ma che gli ho fatto a questi? È una brava persona, bravo io. No, cazzo. Ah, ma è pure luminoso ormai, è pure luminoso. Illuminato di immenso. Dove stanno le tavolette? Sopra, vero? Mi serviva solo quella viola. No, non ne ho, lo devo fare. Come cazzo si creava? Ah. Due diamanti, vabbè, è facile. Buonasera, vecchiarella. Buonasera. È cambiato colore, vero, ieri? Ora è color viola. Allora, due diamanti e un cubo. Dove stavano i cubi sopra? Stavano qua, perfetto. A me sembra che sta fondendo, ma vabbè. Vabbè, dettagli. L'importante è che ci carica. Poi che ce ne frega, pure ci dovrebbe fondere. A posto, vecchiarella. Niente, sono semplicemente andato avanti. Però ti sei perso il meglio. Cioè, mi hanno attaccato mostri, animali marini, cose strane. Ci ha attaccato veramente di tutto. Cioè, volevano ucciderci a tutti i costi. Ma noi siamo troppo forti. Quindi abbiamo resistito a tutto. A tutto. Prende anche quella gialla e un cubo. Qual è quella gialla? Io la tavoletta gialla non ce l'ho. Ah, quell'arancione, vero? Che tu c'hai quel problema con i colori. No, in realtà io ne volevo fare un'altra. Mi serviva il diamante. Alla fine ce l'ho i diamanti, devo da buttare. Ne voglio fare un'altra perché magari me ne serve un'altra. Ciao fuoco amico, ciao. Allora, quindi ci prendiamo pure questa arancione. Ma quell'arancione come si faceva alla fine? Vabbè, si può fare anche questo. Ce la prendiamo, al massimo ce la creiamo. Un cubo. Oh, mi porto tutta sta roba. Prendiamoci solo questo che ho fame. Ecco fatto. Allora, salva. Via. Veloce che qua prendiamo fuoco. Mi sono fatto male. Non ce l'ho la tavoletta blu. E dove la trovo sta tavoletta blu, ragazzi? Ah, tavoletta blu. Ma è tipo una fusione tra la tavoletta arancione e quella. Ah.
Mi sta distruggendo la navicella, però a me no. No, non ancora, non ancora. Sto... Boh, questa è la seconda cosa che trovo. Ma come ci entro qua dentro senza la cosa blu? Dov'è questa centrale termica? Scusa, io non l'ho manco vista centrale termica. Dov'è la centrale termica? Fuoco. È in superficie. Devo tornare indietro, che palle. No, onestamente no. Ma risale a 1200 metri, ok. Devo tornare indietro praticamente. E non ho trovato niente, cioè mi sono buttato direttamente dentro qua. Cioè non mi sembra di aver fatto niente di particolare. No, in realtà no, vecchiarella, non ho proprio visto, chiamato. Che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? In che senso? Che è successo? Mi sono perso qualcosa. Quindi devo tornare indietro. Ok, torniamo indietro. Sì, no, fa sempre il bordello, lo vuole da me, ogni cosa lo vuole sempre da me. Cioè, non gli ho fatto niente, non, boh, non lo so. Sto andando ancora con questo. Ok. Ormai se non tocco da nessuna parte, madonna. Ma che pilota sono diventato? Quindi continuo ancora a tornare indietro. Quando esce da cadere fermo, ok. Quindi salgo e mi fermo. Continuo sempre?
Se si attacca. Ma che si deve attaccare? Non mi va a Telegram, non riesco a scrivere. Bella scusa, vecchiarella, bella scusa. Indietro, specifica indietro, salgo, continuo a salire. Oh, vado da qualche altra parte. Io ti uccido. Ma cosa c'entro io? Oh, pure io, che non capisco che è il muro qui. Ah no, questo è il muro, non posso andare da nessuna parte. Cazzo, la grafica non l'ho capita proprio. Ah, da dove sono arrivato? Ok. Allora, sotto di noi c'è il cratere, giusto? Fatemi un attimo orientare. Ok, dove ci eravamo fermati? Noi eravamo venuti da lì. Eravamo venuti da lì. Ok. Non vedo un cazzo con le luci accese. Vedi? Cioè, tu vedi qualcosa con le luci accese? Io non vedo un cazzo. Cioè, vedo meglio con la luce spenta, perciò non le accendo. Metti le luci dentro al ciclope. Quelle dentro, cioè questa. E che mi fa vedere questo? Mi fa vedere meglio fuori. Io vedo sempre uguale. Andiamo con queste luci. No, devo andarmene, cazzo. Mica l'avevo visto. Vaffanculo, ma pure quasi mi ha ucciso. Secondo me le luci accese comunque ci vedono di più. Grazie per la spinta, mi serviva. Stronzo. Fermo. Che hai visto? Che mi devo fermare? Questo mi segue, non lo so, ma che ti ho fatto di male? Fammi capire. Che ti ho fatto di male? Vorrei capire cosa ti ho fatto di male. Sì, ho letto, stavo seguendo. Perfetto, perfetto. Allora, dove dobbiamo andare? No, scusami, alla tua sinistra le torri fumanti. Ok, sono delle torri fumanti alla mia sinistra. Fammi uscire per vedere così. Almeno vado sul sicuro. Quindi, ok, alla mia sinistra le torri fumanti. Sarebbero quelle laggiù? Giusto? Ah, quella.
Giusto? The volcanic rock, which has formed in this area, can be carbon-dated between 800 Che stronzi però. Che stronzi. No, l'ho buttato. Scusa, lo volevo prendere. Ma che sono sti cose? Questi li posso... Che scassamento di palle. Fatto mi fa perdere perché io lo sto tornando indietro. Sicuro. Ok, andiamo così. Ma che cazzo animale è questo? Vuole mangiare pure questo, sicuro. Lo scannerizziamo. Sta calmo. All'interno della montagna. Ma senza ossigeno. La vedo dura. Ci devo andare con la tuta, forse? Eh sì, ma non capisco dove. No, non trovo l'apertura, che cazzo. Perfetto. Salviamo. Sperando di non aver perso il ciclope. Ce l'ho, ne ho due, mi sa addosso. Eppure quell'arancione dovrei avere, sì. Ah, qua posso rubare tutti i cubi con la trivella. Interessante. Ho attivato il passaggio, però penso che non sia questo dove devo andare, giusto? Andiamo. Tavoletta blu! La tavoletta blu! Espansioniamo. Vieni qui da me. Allora, vediamo un po'. Quindi io da qua torno indietro, da qua. Ma scusatemi, da qua da dove esco? Quindi sono due entrate per andare qua dentro, ho l'impressione mia. Sì, sono due entrate, ah, ok. Quindi andiamo da qua, andiamo da qua, andiamo qua sotto, non ci siamo andati. Questo me lo rubo.
CDA data. Via. C'è una cazzo di mappa, sì, se lo ricordo pure io. Ritrovi il progetto per le celle e batterie ione. Ah, ok, perfetto, almeno possiamo... Se vado là in mezzo non prendo la corrente, scusatemi un attimo. E che ci perdo a salvare? Okay. Buonasera Light, buonasera! Il teletrasporto dove hai detto dove mi porta? Vediamo i capelli elettrizzati al massimo. Ah, Cristiano Ronaldo pareggia, ragazzi. La Juve perdeva, addirittura pareggia Cristiano Ronaldo al cannone, quindi non ce ne frega un cazzo nel momento. Perfetto. E se mo arriviamo nella cosa e mi faccio tutto quello che devo fare. Devo capire da dove cazzo si esce. Che non era facile. L'entrata non l'avevo capita, quindi l'uscita figuriamoci. Da qua non vado da nessuna parte. Da qua non vado da nessuna parte. Da qua invece ci vado. Ok. Se c'è ancora il ciclope, c'è ancora il ciclope, ragazzi. È già una grande cosa. Già è una grande cosa. Scusa, scusa, Comedian. Raccogli lo zolfo cristallino. Ne ho raccolto due. Ecco, ma lo sapevo che veniva qua a cagarmi il cazzo questo. Ah, sto stronzo ci vuole. Vabbè, ce l'ho. Ok, vediamoci un po' che ci ha dato. Questo è vabbè. Distributo di potenza di impianto termico. Protezione della struttura primaria. Bla 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 bla. Vabbè. Bla 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 bla. Solite cagate. Che tanto non ci raccapezziamo mai. La data dei fossili ricavati dalla roccia vulcanica che si è scavata, vabbè, divergenza genetica, alieni hanno registrato i dati riguardanti i resti organici datati da tra i 10.000 e i 1.000 anni fa. Le forme di vita registrate mostrano quantità insolitamente basse caratteristiche comuni con quelle incontrate finora. Estinzione di massa. I campioni di terreno risalenti a 1.000 anni fa contengono il 300% in più di resti organici rispetto alla media. I dati fanno presupporre un evento di estinzione di massa che ha ucciso la maggior parte dei... Va bene. Vabbè, questo mo ci fa fare la cosa, abbiamo detto. Impianto termico alieno, tavoletta blu. E abbiamo pure trovato. Era un carnivoro quello, eh? Detto io che era un carnivoro di merda. Gli aveva messo un profumo per il mostro. Ma sicuro, sicuro, sicuro. Sicuro. Mi segue proprio da quando siamo entrati qua dentro. Cioè, è proprio con me. Cioè, è proprio innamorato di me. Cazzo di mostro di merda. Ok, ok, quindi ora possiamo fare le pile quelle super fighe, giusto? Dove stanno? Ecco. Ma queste non ci servono, ragazzi, tanto abbiamo ricarica. Ma non si fanno le esche, 1100, dovresti conoscermi che non si fanno le esche.
servono per il razzo. Ma l'esca dici? E beh, ma l'esca, scusatemi, è per allontanare i mostri. Non li posso uccidere. O no? Ci servono per il razzo. Cioè, io mi devo per attivarmi lo scudo. Non mi convincerete, ragazzi, non mi convincerete. L'argento pure mi serve. Cioè, io per fare sei cose di quelle, ragazzi, cioè, è veramente tanta roba. Io sono un povero Cristo messo in croce. Per voi. Non so nemmeno se ho tutti questi cubi. Vediamo quanti ne ho di cubi. Vedete, non ne ho tantissimi di cubi. È il braccino corto, esatto. Vediamo se riesco. Comunque Juve in vantaggio. Cioè, ancora non mi è arrivata la notifica. Per costruire due cellaioni. Vabbè, ma non le faccio, ragazzi. Che vi devo dire? Consumo tutti questi cubaioni, ioni, e faccio le cose. Tanto alla fine, che cosa mi serve? Mi serve, per fare questo, oro e cubo di ioni. Per fare quella grande, la gomma siliconata. No, scusate, non è questa. Qual è quella grande? Questa? No, non è questo. Dove cazzo sta quella? Ecco. Gomma siliconata. Non so quanto ne ho di gomma siliconata, però. Vediamo. Quanto ne ho di gomma siliconata? Anche perché io qua, dove la vado a prendere sta gomma siliconata? Ne ho 4. 5. Però la posso fare, vero, la gomma siliconata con queste cose qua? Se non mi sbaglio. O forse erano, no, forse erano le cose gialle. Nel contenimento trovi il creatore di cubi a ioni. Ah, boh, va avanti. Non so cavolo, ragazzi. Le voglio costruire 1111, mica non le voglio costruire. Sto cercando di capire che cazzo mi serve. Allora, batteria a ioni. E poi mi faccio le celle di energia a ioni. Giusto? Facciamoci batteria io. Cos'è il fabbricatore? Batteria io. Però 2, poi ho finito tutte le batterie praticamente. Cioè, il mio problema sono i... No, ce l'ho ancora, dico, la gomma siliconata. Vabbè, andiamo a mettere questo qua dentro. Le ho fatte, ragazzi, ne posso fare qualcun'altra volendo. Vorrei fare più che altro una batteria normale. Una batteria normale mi serviva. Mi serviva oro, argento. Che ora è argento? Oro, argento, non me ne frega nulla. Argento e oro.
Tavoletta blu, mica mi consuma sta roba qua, un po' a finire lo consumo di momento. Dove cavolo si fa qua? Ah sì, un cubo di ioni mi serve, quindi uno lo devo comunque conservare, ok? Quindi facciamoci prima la tavoletta così non ci rompe. Poi mi faccio le batterie queste qua. Dei cubi presumo che le ritrovo da qualche parte. E poi due batterie piccole me le tengo. Scusami, anche due cosa? Anche due di cosa? 1111? E ho finito tutto perché perciò. Cioè, quindi, boh, se ho fatto qualcosa di sbagliato, ne pagheremo le conseguenze. E servono solo due di tavolette blu. Ok. Allora, questo. Vabbè, questo lo mettiamo qua. No, questo. Poi abbiamo un coso di oro qua. Cella di energia, due batterie normali, ok. Poi che abbiamo più da posare qua dentro? Zolfo lo buttiamo pure qua dentro, tanto alla fine. Interessa. Ciao Derro, buona sedia. Sì, siamo nelle profondità dell'abisso di questo pianeta di merda. Allora, no, la batteria ioni la metto di qua. Quella così, perfetto. Poi prendo questo, faccio R e ci metto questa batteria qua. Poi facciamo questo. Ci mettiamo questa batteria qua. Poi andiamo giù e ricarichiamo quest'altra batteria. Come mai gli armadi di vetro preferente estetica sul resto? No, gli armadi di vetro perché cioè, mi danno più spazio, semplicemente. Elettronica. No, c'è l'energia, no. Mi serve che carichiamo questo. Batteria. Questa la posiamo sopra, quella la posiamo sopra. Non mi ha offerto questo bel pianetino. Ma che bel pianetino. Cioè, cose strane. Allora, qua la cella. Ok, la buttiamo qua. Qua ci mettiamo la gomma come prima. Ok, scassiamo un po' di piante. Ok, raccogli. 4. Abbiamo un seme in più, quindi mettiamo qua, mettiamo il seme, raccogli. Ok, possiamo andare. No, sono conveniente d'arma di amore rispetto a uno di vetro a livello di spazio. Non ci ho proprio fatto caso in realtà. Ma perché metto uno sopra l'altro? Ragazzi, ora mi deve indicare la strada perché io mi sono assolutamente perso. Quindi devo tornare indietro, giusto? Dove le devo mettere le batterie? Scusami, 1111, le ho messe ovunque le batterie. Le ho messe già dentro. Cioè, qua l'energia c'è la batteria. Oh, aspetta un attimo. Io ho questo a 3% qua dentro. No, quello a 100%. Aspetta, ma andiamo a vedere. Allora, 3, R. Mettiamoci questa dentro. Questa a 3 la mettiamo a caricare. Ora ti dico.
Io qui manco l'ho portato il ciclope, ho fatto tutto di spada. Beata te, cazzo, beata te. Io non c'avevo niente praticamente. Quanto c'ho di energia? Dobbiamo vedere, vediamo un po'. 3600. Allora. Quindi io adesso torno indietro, giusto ragazzi? Ditemi la strada perché onestamente non mi ricordo. Quindi tu dici che ce la facciamo a tenere lo scudo acceso 1111 ora? No, non ce la facciamo. Ah, solo quando me la scatto. Okay. Ah, era lo scudo. Ma l'abbiamo creato perché. Ma più che altro perché ci stanno queste sanguisughe che si azzeccano vicino. Mi davano proprio fastidio. Quindi qua scendo, vero? Che siamo dove sta il cratere. Si le stacca. Stavo leggendo la chat. No, ma questo è un. Ok. Devo trovare solo la strada. Ok. Dov'era lì? Eccola lì. Ok. Non ho capito. Sì, ma io il ciclo l'ho portato fino all'alberone delle mante. Lasciato lì come base mobile. Ah, il ciclope? Ok. Non capivo ora ciclo. Ah sì, ma in questa lava io per regola potrei attivarlo lo scudo, no? Perché tanto si ricarica. Non è giusto così. E se mette il ciclopio il triciclo. Può anche essere, sì. Ma dove sale? Non stava per qua la. Ah, perché così non mi nota. Potrei anche parcheggiarmi qui, vero ragazzi? Si sta incazzando con quello, quindi siamo tranquilli. Allora, vediamo un po'. Ok. Magari sono quasi tutte piene ancora. Perfetto. L'ho fatto rosso, sì. Allora, la tavoletta arancione, vabbè, me la porto, mi devo portare. Ma i cubi non ne ho io, ragazzi. Servono i cubi dentro. Ma che cazzo è che mi entrano le cose dentro? Che mi devo portare? Niente, c'ho tutto. Salviamo. Salviamo.
Mi scusa, è buona per mangiare, sì. Grazie, amico Frizzi. Amico Frizzi. Oh, ma si mette così? È la prima volta che la vedo che si mette così. Vado a piedi o mi porto sto coso? Come me lo porto forse? È arrivato il re del mondo, ragazzi, si accende tutto. Portatelo. Ah, qua succede qualcosa. Sì, ho la trivella, sì. Esemplari vivi terminati, evacuare la... Ma non... No. Non si muove più, dai. Non si muove più. Non salta, non fa niente. Secondo me non fa niente. Ok, si è ripreso. No, è proprio qua che si bugga. Si era ripreso. Non si riprende, non si esce. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Se prendesse la... Possiamo camminare. Me ne vado laterale. Ce l'abbiamo fatta. Prendi i cubi, sì, ne volevo un altro reattore che cosa... cioè... questo devi trovare là, sì. Questo non è generale infinito, tipo. Ah, interessante. Sapevo che qua dovevo scansionare roba. Tu.
Voglio questa, la posso avere? La posso avere, no? Oggetto alieno. Così, vabbè. Insolita scatola. Non c'è niente. Perché me l'ha data come da scansionare? Vabbè. Ma sì, cosa non li devo scansionare? Minimo. Scansiono anche con la vuota, sì, ho visto. Fabbricatore di cubi di iono. Ah, c'era un nanobot, ok. Anche di altri così. Scarichiamo i dati. Qua dentro che c'è qualcosa. Feto conservato. Imperatore marino. Guscio d'uovo conservato. Ebbe dell'imperatore marino. Qua c'è un cazzo. Qua manco c'è niente. Manco c'è niente. Qua usciamo. E qua già abbiamo guardato. Ok. Un altro portale. Ah, io non ce l'ho appresso. Cazzo, ce l'ho dentro la cosa. Vediamo se c'è qualcosa qua intorno. Questa sarà la struttura centrale, giusto? Ci sono quattro portali. Ah, ok. È la struttura centrale questo. Devo non mi spoilerare le cose che devo fare. Aspetta. Se non capisco, chiedo. Più di 40 campioni di uomini, genere. Ok. Ah, questi sono tutti animali di merda che abbiamo visto fino a ora. Allora. Ok. Scansione, 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 niente. Non mi fa scansionare niente qua. Perché ce l'hai in mano? Perché ce l'hai in mano, stronzo? Molla l'uovo. Si spoiler tiene fede al suo nome Mr. Fuoco Amico. Sì, praticamente. Però è fuoco amico, dai. Non è fuoco amico. Allora, vediamo un po' cosa succede qua sopra, cosa succede? Allora, il primo è andato, ok. Vediamo il secondo di qua. Quindi c'è un altro portale. Ah, beh, mo li attivo. Tanto mi trovo. Cos'è sto bullismo? Cioè, ecco. Come fa? Ecco. Bravo, accucciati. Ah, ma solo 3 me ne ha dato. Non so, me ne desse molti di più. Allora. Quindi noi il primo là l'abbiamo visto? Non mi ricordo. C'è
una memoria per... Ah sì, l'abbiamo vista, beh, ma non ci devo mettere il cubo, quindi ora ce lo vado a mettere il cubo, vaffanculo. Ce l'abbiamo a posto. Ecco fatto. No, non l'ho preso. Perché ne avevo tanti di cubi, ho detto vabbè. Ma se questo lo riproduce ogni 3 secondi, scusatemi, che me ne frega. Mi sono perso io qualche passaggio. Qua non c'era niente, non c'era il portale, ok. Meno male che c'è il bunny hop, perché sennò comodi. Pimpio, questo chiamasi Bunny Hope. Ai tempi di Quake. Ma forse anche prima. No, forse Quake è stato il primo che... cui si sfruttava per andare più velocemente. Se sei vecchio. In che senso? Perché giocava a Quake? No, ma è più veloce, lo vedi? Ma io giocavo da quando c'ho 3 anni, 2 anni, 1 anno, già giocavo. Io non ho mai avuto console in vita mia, sempre solo PC. PC per modo di dire, il primo è stato il Commodore 64. C'era qualcosa da scansionare. Già ti strappa i capelli, sì, praticamente sì. Dovresti provare una vondole. Che cos'è la vondole? Abbiamo scansionato sta roba. Il VIC-20. E infatti il VIC-20 non so nemmeno qualcosa sia. Troppo vecchio per me. Io il primo che ho avuto è stato il Commodore 64. Ma nel giro di poco comprai l'Amiga 500. Cioè mi regalarono l'Amiga 500. E poi passai a Windows 95, il 3.1 lo saltai, perché c'aveva ancora l'Amiga. Ho visto tutto qua. Dovessi provare una console. Ah, nel senso no, ma assolutamente no. Allora, allora. Se mi butto giù, posso scendere giù? Si scende da qualche altra parte giù. Saggia decisione. Ma certo, 1111, ma secondo te. No, ho finito i cubi. Mi ucciderò prima o poi, ma non importa. Andiamoci a prendere salti cubi da qua sopra. Via.
Il VIC 20 del 1980, ancora non ero nato nel 1980. Porta Quake come prossimo gioco. Ho fatto uno de... poco tempo fa ho fatto... come si chiama? Doom. L'ultimo Doom. Dai. Ce lo fai sto cubo? Come non si ha? Si aprirà quella porta, si aprirà. Però voglio fare prima il figo. Dai. Vabbè. Vado a mettere... Io devo andare ancora giù dove c'era quel coso, perché mi voglio buttare giù. Anche se muoio, non importa. Vabbè, ma so pure coglione pure io. Ma manco mi dite niente voi, eh. Manco mi dite niente però, eh. Stoccaggio. Manco mi dite niente. Oh, vedi che ti sei dimenticato i cubi. Niente. Niente. Chi è causa del suo male? Che è successo? Come faccio tutto io? Ma cosa faccio? A dopo, fuoco amico, a dopo. Buona cena. Prima o poi mi ucciderò. Abbiamo messo tutti sti cubi? Ho l'impressione mia che non abbiamo dimenticato qualcuno. Allora, io mi voglio buttare giù. Assolutamente. Qua non ci penso minimamente a non buttarmi giù. Però salvo. Vediamo che ti sbagli tanto se non dobbiamo darti la mano. Ah, ottimo. Ottimo. Comunque ci stanno tutti... tutti questi funghi del cazzo qua dentro, eh. Cioè tutti quanti. Cioè bastava venire qua per trovare tutti i funghi e scansionarli tutti quanti. Ho fatto tutto qua. Ok, dove si esce da qua? E sta porta dove porta? Sta porta dove porta? Il fatto è che con Quake e Doom devi solo sbrandellare i nemici senza... sì. Infatti pure l'ultimo Doom è così. Ah, c'era qua la porta, ottimo. Mi ho detto, vabbè, ho scoperto il passaggio segreto, invece. Infatti Doom così, light, andare avanti, è ucciso tutto quello che si piazzava avanti, senza nemmeno tanto pensarci. Ma come due? Ah, i due ce l'avevo io addosso, ma no. Prendiamoci qua. Andiamo a vedere qua che cosa vuole. La tavoletta quella azzurra di nuovo, vero? Ok. Perfetto. Andiamo, amico, andiamo. Bagghiamoci da qualche altra parte. Ah, ma là in fondo, mo che ci vuole? Che ci vuole? Ciao! È stato un
piacere. Sei qui per giocare? Altri sono venuti e hanno costruito queste mura. Come faccio a salire? Giocavano da solo, da soli. Cazzo. Ora non ci sono più, ma in cambio abbiamo te. Abbiamo. Sono curiosi di sapere se nuoti con la corrente o combatti contro essa come facevano loro. Esca pure dalla prova e se lo vado dal vivo. No, c'ho paura. Mi posso buttare giù? Ma cioè, questo bestione sta in questo posto così piccolo. Posso scansionare. Ma che devo fare? Si chiama prigione. Le difese di stabilimenti alieni e le scansioni indicano questo luogo. Madonna, la spiegazione attualmente non è chiara. Che ha detto? Tanto ce l'abbiamo, l'ossigeno. La differenza di altri stabilimenti alieni e la scansione indicano in questo luogo sostiene un ecosistema sano e diversificato. Spiegazione attualmente non chiara. No, ora ci sono. Non ci sono più, ma in cambio abbiamo detto. Siamo curiosi di sapere se nuoti con la corrente o combatti contro di essa come facevano gli altri. Ok, esplora più in basso. Sì, ho capito, è una prigione, però cioè potrebbe uscire in qualsiasi momento ormai. Mila leghe sotto i mari. Che cagata di archivamento. Stasera mi rimane che l'acqua presente in questo luogo è ricca di una rara forma di plancton, che è strettamente dipendente dai riti organici prodotti da questo ecosistema. Mi sa che puoi scansionarlo vicino alla testa. Ok, ora ci andiamo. Dove stai? Uccide? Ma sembra una zanzara. No, non mi fa scansionare niente. Ma se la becco quando arriva da questo. Quando passa da qua. Ma dubito. Qua avevamo già visto, quindi andiamo oltre. Voglio un po' d'ossigeno, non so, non farmi salire sopra, dai, scocci. Comunque effettivamente queste batterie, questa cosa non si consuma niente.
signs stabilizing. Dubito, Pimpi, dubito. Penso che magari ci diranno più o meno come fare la cura e poi ci dobbiamo sbattere a cercarla come farla sta cura. Guardate che qua ci stanno quattro portali, quindi presumo che dobbiamo andare in quattro punti diversi. Presumo. Questa stronza di alga. Scendere ancora. No, qua non possiamo scendere, ok. Ora abbiamo visto. Quindi solo al centro ci è rimasto a vedere, giusto? Fido l'acqua però. Schifo di roba è questo. Che schifo di roba è. No, mi devo scansionare. Prendiamo un po' d'ossigeno e poi andiamo al centro. Facciamo così, dai. La testa ci si becca alle 21:30 circa. Sì, tanto fra poco stacco. Ah sì, ma ore sono. Sì, infatti, ma stacchiamo ora comunque. Voglio provare un attimo a fare questa cosa. Cioè, ma quanto cazzo è veloce? Cioè, non la beccherò mai. Non mi dà proprio niente. Mi dà proprio niente. Penso, cioè, sembra che io ho cliccato tutto praticamente. Ma io da qua non posso salire più. Ho fatto la coglionata, sì? Ok. Lo ha già scansionato in versione mi. Ah, ok, quindi non me lo dà questo grande. Ok, però andrà quando è pulita qua. Cioè, assurdo, assurdo. Assurdo, assurdo. Assurdo. Allora, ragazzi, lascio come sempre la diretta accesa. Riprendiamo il tempo di mangiare e torno verso le 21:30. Vi ringrazio per la compagnia. Riprendiamo fra un'oretta, ragazzi. Sì. sicuramente. Ragazzi, è tempo di mangiare e torno. Lascio come sempre la diretta accesa, così non si perde la priorità. A dopo. Buona cena a tutti, ragazzi. E grazie per avermi fatto compagnia.